Buongiorno a tutti, buongiorno, buongiorno, come va? Come state? Ditemi se ci siamo, fatemi un cenno. Sono perché sento sopra che corrono con quelle gambette, tu, 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 le sento correre tutto il giorno, secondo me si stanno preparando per la maratona, fanno molta più attività di noi. Dopo vi posterò anche una foto di Camilla mentre fa Pilates. Certo che le nostre mini sessioni di allenamento sono anche ottimali come babysitteraggio. Me l'ha detto prima Lela qui sul nostro gruppo che ha pubblicato un video delle sue bimbe mentre fanno barre, mi sembra. E ieri mia cognata mi ha mandato la foto di Camilla che faceva Pilates, quindi un duplice aiuto, no? Oltre che tenerci in forma con le lezioni. Buongiorno Cri, grazie, sto molto meglio, grazie per chi mi ha scritto i messaggi, non volevo allarmarvi, era solo che in questo momento faccio un po' fatica a dormire vista, insomma, Gregorio e le sensazioni correlate alla gravidanza, ma è tutto assolutamente nella norma. Buongiorno Alice, buongiorno Tiziana, buongiorno Patrizia. E quindi vi dicevo, duplice aiuto, ci tiene in forma noi e tiene anche un po' di compagnia alle vostre bimbe, qualora le abbiate, da tenerle un po' attaccate allo schermo con qualcosa di diverso che i soliti cartoni, e intanto si muovono un po' anche loro. Buongiorno Patti, buongiorno Ausilia, buongiorno Laura. Benissimo Laura, bene 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 che anche tu sei a casa, buongiorno Loredana, buongiorno Simona e sono felice Laura che anche tu possa lavorare da casa, sicuramente più in serenità e che tu riesca a iniziare la giornata insieme ragazzi, questa è una cosa meravigliosa, guardiamo l'aspetto positivo, poter avere le nostre tempistiche, poter avere le nostre routine, poter iniziare insieme la giornata per fortuna, buongiorno Valeria, per fortuna la tecnologia oggi ci aiuta veramente tanto, buongiorno, buongiorno Dani, dobbiamo assolutamente sì fare gli auguri a tutti il papà, oggi è la festa del papà e dicevo la tecnologia in questo momento ci aiuta, dobbiamo guardare un po' l'aspetto positivo. Ciao Gabri, ciao Marina e come vi dicevo un giorno, ma sicuramente anche in passato, no? Avevamo bisogno di staccare un po' la spina, avevamo bisogno di prenderci il nostro tempo, ci lamentavamo di questa vita troppo frenetica, ora ci lamentiamo del contrario. Allora proviamo, buongiorno Sara, buongiorno Silvia, a lamentarci un po' di meno, soprattutto di una situazione che non possiamo assolutamente controllare, condizionare in alcun modo, e godiamoci le piccole cose, godiamoci un risveglio muscolare insieme, godiamoci il tempo per fare le cose che non riusciamo a fare mai, la calma per fare le cose fatte bene, per prenderci un pochino più di cura di noi, anche se probabilmente non è nel modo che volevamo. Però cerchiamo di, buongiorno, buongiorno Diana, i programmi non vanno mai come volevamo, no? Quindi dobbiamo fare un passetto indietro, riprogrammare, buongiorno Paola, avete visto? Noi abbiamo riprogrammato completamente il nostro lavoro grazie allo staff, grazie alla tecnologia, buongiorno Maddalena, siamo insomma riuscite a riprogrammare, a riorganizzarci. Per voi per continuare a stare insieme e questo lo dovete fare anche voi nel vostro piccolo, riprogrammare il vostro percorso. Grazie, Madda, è un piacere, è un piacere. Buongiorno Luisella, grazie, grazie anche da Gregorio. Bisogna insomma rivedere un attimino i programmi. Tutte le persone oggi lo stanno facendo per quello che sta capitando e quindi insomma la prendiamo, buongiorno Mori, un po' così come viene e ci prendiamo del tempo per noi, per svegliarci con calma, bere un goccino di tisana. Avete bevuto l'acqua? Ieri mi avete raccontato delle vostre routine del mattino, dell'acqua, delle tisane, eccetera, ma raccontatemi un po' cosa state facendo in questi giorni, ditemi un po' quali sono le vostre iniziative, se state lavorando da casa, se siete invece
senza lavorare, se avete iniziato qualche corso, se avete iniziato a leggere un libro, sono curiosa. E poi soprattutto non mi avete ancora detto cosa avete pensato della rubrica alimentare, se ci sono dei temi che volete che trattiamo. Io sto cercando di accalappiare un paio di ospiti veramente veramente interessanti anche da questo punto di vista. Spero di presentarveli presto e ditemi un po' che cosa vi piacerebbe sapere. Buongiorno Giulia, ma anche le più piccole cose che possiamo condividere qui sul gruppo. Per esempio, cosa avete in programma di preparare oggi a pranzo? La Cri fa le pulizie di primavera. Bravissima Cri, guarda, da potessi uscire ti chiederei di venire a farle anche a casa mia, perché quella è l'unica cosa a cui non mi sto dedicando, anche se la casa è sempre perfetta, probabilmente fonderò il robottino per il coso aspirapolvere, perché lo faccio passare in tutte le camere ogni giorno praticamente, però quella è l'unica cosa a cui non mi sto dedicando, Cri. Peccato, perché davvero, se si potesse uscire di casa ti direi di venire a farle anche a casa mia. Mi raccomando, però non stancatevi troppo, non pensate troppo alla casa, soprattutto adesso che siete a casa, pensate anche un po' a voi stessi. Quindi fatemi sapere magari cosa avete in programma di cucinare oggi a pranzo, questa sera a cena, se fate qualcosa per i vostri mariti, papà. Di carino, di dolce per la serata, per la festa del papà, per festeggiarla in casa, o se avete qualche ricetta da condividere sul gruppo in settimana, se vi è piaciuta quella che vi ho messo l'altro giorno. Elena purtroppo va a lavorare, quindi ti facciamo un abbraccio grandissimo. Buongiorno Giulia. E se appunto avete delle ricette, degli spunti, dei consigli, delle domande, delle curiosità, sia dal punto di vista del movimento che dal punto di vista dell'alimentazione, così posso preparare i temi e gli argomenti per la rubrica che ci sarà la prossima settimana, ma intanto vi posso dare degli spunti in questi giorni. Ho trovato un'altra ricettina molto carina per il pranzo, ma non ve la svelo ancora, prima la voglio provare. Vabbè, ve la dico. Una pasta con un pesto di frutta secca e caprino. La provo e poi vi dico. Buongiorno Simona, ha iniziato a lavare i maglioni di lana. Sì, sicuramente, sicuramente. Grazie Patti che lavori da casa. E c'è l'amico e Luisella, fa i bicciolani, ma wow! E sicuramente il fatto di ordinare gli armadi, fare pulizia, in realtà questo è anche, adesso scherzavo con Cristina per la casa, ma in realtà il fatto di mettere a posto, di pulire, è anche un qualcosa che ci libera un po' la mente, che ci abbassa i livelli di stress e ci fa anche sentire molto appagate dopo, no? Quando finiamo, portiamo un compito a termine, che sia vedere la casa pulita, che sia preparare una torta, che sia finire un progetto al lavoro. Sicuramente è una cosa molto importante iniziare, portarla alla fine ci dà davvero un senso di appagamento e abbassa i livelli di stress, quindi ottimo anche portarsi avanti con queste cose. Laura pensava di fare una torta di mele integrale per la colazione. Laura, se hai voglia di condividere la ricetta qui sul gruppo, te ne saremmo tutte grate. Anch'io devo fare una torta in questi giorni perché l'ho finita per la colazione. Quindi sarebbe molto carino se tu avessi voglia di condividerla qui insieme a noi. Pulizie di primavera, una stanza per volta, bravissimi. E faccio torte, non troppo salutari. Oggi torta di patate. Ok, sì, bravissime. Sicuramente appunto riordinare è una cosa che ci dà davvero un senso di relax, un senso di calma. E appunto di appagamento quando abbiamo finito il nostro compito. Proprio su questo tema ho letto un libro, leggo e mangio soprattutto. Ma Cri, tu sei magrolina, puoi mangiare quello che vuoi. No, a parte gli scherzi. Su questo tema ho letto un libro un po' di anni fa, di Marie Kondo, Il magico potere del riordino. Se avete voglia di leggere in questo momento, Amazon tanto consegna, giuro, a me ieri è arrivato un nuovo libro, però questo in ambito più lavorativo. Dicevo, se avete voglia, Il magico potere del riordino di Marie Kondo. Al di là del insegnare i trucchi di questa
giapponese mi sembra che sia proprio per il potere del riordine in casa, quindi come mettere i vestiti nei cassetti, mi ha aperto un mondo, ho stravolto gli armadi, però ha un approccio proprio con le pulizie e con l'ordine molto diverso e anche una specie di terapia mentale per appunto affrontare questo tema, e in questi giorni dove tantissimi si stanno dedicando a questo, io ve lo consiglio, vi consiglio di prendervi 2 o 3 giorni per leggere il libro e poi, una volta finite, intanto andate avanti con le vostre pulizie. Quando sono finite le pulizie che dovete riordinare, provate a seguire, chiaramente non proprio, insomma, lei è molto 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 inquadrata, però anche solo qualche spunto, qualche consiglio vi farà bene, sia dal punto di vista mentale che proprio dal punto di vista pratico. Poi dopo magari vi scrivo qui sul gruppo il nome e il libro e il perché ve lo consiglio. Buongiorno Grazia, Grazia sta diventando super tecnologica anche per lavoro alla fine di questo periodo. Se io divento una cuoca, Grazia diventa veramente super tecnologica e sono felice che ti aiutiamo e vi teniamo anche compagnia, perché ragazzi, diciamoci la verità, oltre che fare del movimento assieme, ci teniamo anche un po' di compagnia in queste lunghe lunghe giornate dove comunque è difficile non annoiarsi. C'è anche, brava, esatto Laura, c'è anche la serie su Netflix. Avevo provato a vederla, però ti dirò, mi annoiava un po' la serie. Invece il libro mi è proprio piaciuto, l'ho divorato in un giorno, mi ricordo, ero ancora a casa con i miei, mi ricordo che il weekend successivo, i weekend successivi ho fatto in quella mansarda un disastro, però mi è proprio davvero, davvero, davvero servito a mettere le cose a posto, ma ripeto, mi ha liberato proprio mentalmente, è stato quasi terapeutico. Quindi dopo ne parliamo. Fede, lo vuoi? Ti mando, guarda, sai che io ho il ditino facile, eh? Ti mando un Amazon veloce, veloce a casa che in un giorno arriva. Tanto l'indirizzo lo so, te lo mando veloce, veloce. Potessi darti il mio, ma in questo momento non posso andare a prenderlo. Però guardo, se ce l'ho a casa, giuro che te lo porto. Va bene, ragazzi, adesso bando alle ciance, anche se insomma chiacchiererei molto volentieri con te, perché in questi giorni praticamente parlo da sola. Buongiorno, ben arrivata anche alla nostra Giovanna dalla Sicilia, e possiamo iniziare con il nostro risveglio muscolare. Non vi ho detto che vi serve una sedia, ma magari l'avete capito da soli. Quindi prendiamo una sedia. Grazia, comunque tu diventi tecnologica, io con Alexa ancora non sono riuscita a entrare in sintonia per questo risveglio mattutino. Ho dovuto ricorrere a YouTube anche stamattina. Ma ce la posso fare, ce la posso fare. Alessia, come la chiama mia nipote. Alessia, accendi la luce. Va bene ragazzi, allora partiamo direi. Un goccino di tisana, così voi se non avete la sedia la potete prendere. Spero mi vediate bene. Stamattina ho dovuto trovare una posizione diversa proprio per farvi vedere da in piedi. Quindi mi raccomando, se per caso non mi vedete bene, fatemi sapere, o forse no, perché tanto non ci vedo. E iniziamo insieme. Allora, vi faccio vedere intanto i piedi, li teniamo bene, bene paralleli alla larghezza delle anche, ci allunghiamo bene verso l'alto, lasciamo bene cadere le braccia, le spalle pesanti e chiudi gli occhi. I primi momenti sono sempre solo dedicati a entrare in sintonia con noi stessi. Tramite il respiro ci concentriamo su di noi e ci dedichiamo a questi primi momenti della giornata proprio per noi. Cerca bene l'appoggio a terra, cerca bene di distribuire, prova a sentire un po' com'è il tuo equilibrio e cerca di distribuire il peso su tutto il piede, aprendo bene anche le dita dei piedi e cercando proprio la stabilità massima al tappetino.
In contrapposizione cerca invece di allungarti verso l'alto e di crescere, quindi le gambe e i piedi forti come le radici di un albero, ma la testa si allunga verso il cielo. Apri bene le spalle, chiudi pure gli occhi, tanto credo che tu mi senta abbastanza bene anche senza bisogno di guardarmi e concentrati sul respiro, piano piano lo rallenti. E ascolti proprio il respiro che entra dal naso, entra bene dentro il tuo corpo fino ad arrivare alla pancia e esce lentamente dalla bocca. Ancora. Lentamente apri gli occhi e sciogli solo prima una spalla e poi l'altra. Braccia rilassate, muovi bene le spalle. Ok, tutte e due le spalle insieme, l'abbiamo fatto anche l'altro giorno. Inspira, porti le spalle alle orecchie ed espira attraverso una respirazione rumorosa. Le lasci cadere ancora dentro tutta l'aria e fuori tutte le tensioni negative. Dentro tutta l'aria e fuori tutti i pensieri negativi. Ancora. Ancora uno. E ci avviciniamo alla nostra sedia, mi metto un po' in obliquo così mi vedete meglio. Andiamo bene sulle punte e cambio. Partiamo a risvegliare bene dalle articolazioni più lontane, quindi spalle, caviglie. Cerca anche qui di aprire bene le dita del piede, anche se sono nella calza, e di andare ad appoggiare bene tutta la pianta del piede. Vai sul col tallone, ruota la punta a ballerina, spingi bene avanti il collo del piede. Lo so che tira, ma va benissimo. Ritorna e cambia. Ruota la punta, tieni bene la caviglia al centro, ritorna e cambia. Ruota. Intanto potete sentire un po' di scricchioli vari. È assolutamente normale. Ruota. Ok, rimani con un piedino e fai dei cerchi con la caviglia da un lato e dei cerchi con la caviglia dall'altro. E cambio. Cerchiolini e dall'altro lato. Torna qua, sempre i piedi paralleli. Mi raccomando, tenete bene i piedi dritti, la punta e il tallone devono essere perfettamente in linea. Andiamo su con tutte e due le punte, su tutte e due le punte e scendo. Inizia a stringere un pochettino i glutei, attiva l'ombelico per non perdere l'ombelico e scendi su e giù. Per salire vai bene su tutta la pianta del piede, per scendere riappoggia tutta la pianta del piede, come fosse un massaggio. Su e giù, ancora. Su. Un braccio alla volta, quando sali portalo in alto e scendi in fuori, ho preso il lampadario, ancora. Su e scende fuori. Su e fuori. Su. Senti intanto le caviglie, i polpacci che si attivano, il calore corporeo che inizia piano piano a cambiare. Per me anche il mio respiro è già cambiato. Ok, rimani qui. Andiamo a chiudere i piedini e andiamo in sedia. Vai a schiacciare, a piegare le gambe, tenendo le ginocchia vicine e i talloni soprattutto
Appoggiati al tappetino, siediti come se ti volessi sedere indietro su una sedia, la sedia avanti ti aiuta a non sbilanciarti e torni su. Pieghi bene e su. Quando ti siedi, allunga un braccio in avanti, mi raccomando una linea retta, distesa, e su, senza spezzare la linea, dal sacro fino alle dita della mano e ritorna. Una linea continua, piatta, 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 lo sguardo verso il basso e ritorna. Ancora. Allungo, rimani qua. Ruota il braccio, appoggio e ritorno. Piega, ruoto il braccio. Appoggio e ritorno, piega come se volessi nuotare. Largo all'immaginazione in questi giorni. Ne facciamo ancora due. Segui bene la mano, ruota bene anche la spalla, il tronco. Ok, su, scendi, pieghi, torna, su, scendi, pieghi, torna. Su, tutte e due le braccia, si allungano bene in avanti, la schiena piatta, 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 piatta. Ancora uno, rimani qua sulle punte, scendi lentamente, piano, 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 i talloni sono bene sollevati, spingono in avanti e se da qua riesci, torni su lentamente. E scendo, lo rifacciamo. Scendi piano, 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 e sali. La schiena è dritta. Ancora due. Tieni su bene i talloni, tirali su, 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 su. L'ultimo, su bene i talloni. Ok, e ti giri. Da un lato, il piede che hai in fuori, lo incroci in avanti, appoggi bene la punta e da qui allunghi e ritorni. Allontanati un pochettino per allungarti bene e ritorni. Guarda la mia anca, la sposto e ritorno. La sposto e ritorno. Ancora. Apri bene le costole qua, ma sposta bene anche l'anca, come se qualcuno ti tirasse. Ancora. Ancora uno resta. Rimani. Se vuoi appoggia il gomito, allontana bene il bacino, allungati bene come se qualcuno ti stesse tirando. Guarda la mano su, respiri. E scendi, ruota e cambia dall'altra parte. La gamba che hai fuori la incroci. Ti allontani bene, immagina di allontanarti ancora di più dalla sedia e ritorna. Allunga e ritorna. Butta fuori l'aria e inspira. Fatti tirare bene l'anca fuori. Allontana bene l'anca dalla sedia. Ok, facciamo l'ultimo. Arresto, guarda la mano, apri bene il petto, allontana bene le anche tutte e due dalla sedia e resta qua. Respiri lenti e profondi. Apri bene il ginocchio della gamba in fuori, verso fuori e torna. Ok. Abbiamo sempre la nostra sedia, ci
Ci allontaniamo indietro e andiamo a immaginare di disegnare un tavolino. La cosa più importante è che devi lasciare cadere la testa pesante verso il pavimento, le braccia sono distese e vado a creare proprio un angolo retto di 90 gradi. I talloni sono bene appoggiati a terra, i piedi sono bene paralleli e mi allungo con le mani in avanti, ma con il bacino indietro, come se qualcuno mi stesse tirando per le mani, qualcuno mi stesse tirando per il bacino verso dietro. Non guardare il video, è un esercizio che conosci. Lascia cadere la testa. Ti dico di non guardarla per non andare a creare tensioni sul tratto cervicale, ma lasciarlo proprio leggero, 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 libero, libero, libero da tensioni. E concentrati solo sul respiro. Da questa posizione, quando butti fuori l'aria, pieghi una gamba senza staccare i talloni da terra. E inspiri, ritorni, espiro, piego l'altra e ritorno. Devi cercare, continua senza guardarmi, dovete cercare di non sollevare il tallone e di non oscillare troppo col bacino. Quindi il bacino è bene dritto e io vado solo a piegare la gamba senza dondolare e ruotare troppo, ok? Lentamente espiro e cambio. Testa rilassata. Ok, rimani con la gamba destra piegata, la gamba sinistra distesa. Libera il braccio sinistro, lascialo cadere, nuota a stile, fai una grande circonduzione, segui la mano e ritorna. Ancora, inspiro, apri. Il petto e gira, inspiro, allunga e gira ancora. Apri bene il petto, ruota bene il busto. Ancora una. E lentamente cambio, resta con la sinistra piegata, la destra distesa, il braccio destro ruota. Inspiro, ruoto e allungo. Ancora. L'ultimo. Estendi tutte e due le gambe. Vieni su con il busto lentamente sulle spalle. Espira, scendi, allunga. Inspira, sali. Espira, allunga. Ancora. Senti bene allungare tutto il tratto posteriore delle gambe, oltre che della colonna e della schiena. Più che puoi, eh? Facciamo l'ultimo. Da qui lascia andare un pochettino le mani lentamente, vai a cercare il tappeto, il pavimento a terra. Continua a camminare con le gambe come hai fatto prima. Piega prima il piede destro, poi la gamba destra, scusate, poi la gamba sinistra, senza sollevare i talloni. Se hai difficoltà in questa posizione, puoi appoggiare anche le mani sul divano. Non devi sentire troppa fatica, un po' di allungamento sì, ma non troppa fatica. Ok? Rimani con la gamba destra piegata, la gamba sinistra distesa, la mano destra a terra o sul divano e apri il braccio sinistro verso l'alto. Apri bene il petto, senti bene come la schiena si allunga, come bene ruota. Guarda la mano che punta al soffitto con le dita bene distese e lentamente ritorni e cambi dall'altra parte. Piega la gamba sinistra, apri il braccio destro, allungati bene, 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 bene verso il soffitto e ritorna. Lo rifacciamo. Piego la gamba destra,
apro il braccio sinistro, apri, e ritorna, e cambia, apri, ancora, ne facciamo ancora due. E rimani al centro, insieme piega tutte e due le gambe e le distendi. Quando le distendi cerchi di andare un pochettino più giù verso il pavimento. Piega le gambe e le distendi e vai a cercare il pavimento. Ancora. Butta fuori l'aria quando le distendi. Facciamo l'ultimo. Rimani con le gambe distese. Lascia cadere le braccia rilassate, pesanti, la testa, mi raccomando, non guardarmi, guardati la pancia, lascia bene allungare e rilassare il tratto cervicale. Prova solo a spostare un pochettino il peso sulle punte dei piedi, non soltanto sui talloni, ma scivola leggermente con il peso in avanti e restiamo ancora qualche respiro. Ok, piano piano snoccio la colonna partendo bene dall'osso sacro e salendo una vertebra dopo l'altra, il mento è appiccicato al petto, sale per ultimo, sciogli le spalle, ti allunghi in alto, sciogli le braccia, un bel respiro insieme. Allunga, oggi li abbiamo fatti rumorosi, eh? Ah, ancora. Ah, ancora uno. Allunga. Ah, ok, ragazzi, come state? Mi sono inciampata con il tappetino. Posso tornare qui davanti a voi e vedere un po'. Battete un colpo se ci siete e come va, se vi siete ben allungati. In tantissimi mi state dicendo che in questi giorni il mal di schiena è aumentato a forza di stare seduti, in tantissime mamme mi hanno scritto che i nostri esercizi sono molto apprezzati proprio per il momento che stanno vivendo, come vi dicevo io in primis. Per fortuna ho recuperato una fitball per sedermi per lavorare, perché sulla sedia era proprio impossibile, però sicuramente gli esercizi sono fondamentali per questo. Io vi ricordo gli appuntamenti di oggi, vi ricordo innanzitutto la sfida 1x30, qualcuno l'ha già iniziata da un pezzo, qualcuno l'ha iniziata, non l'ha continuato, comunque non ha continuato a condividerla, qualcuno magari non l'ha ancora iniziata. Ragazzi, iniziamo, diamo il buon esempio, continuiamo a contagiare, grazie Vale, continuiamo a contagiare tutta la città, cercare di mettere più persone possibile in movimento e aiutarci anche a tenerci in compagnia, molto bene Giulia. Ed è anche appunto un modo per intrattenerci e movimentare un pochettino i social, cercando di allontanare, no, tutte le polemiche, le lamentele che ci sono e che non portano veramente a nulla. Laura, mi raccomando, fai gli esercizi. Grazie Maddalena, grazie. E fatemi sapere appunto le vostre ricette, i vostri consigli, le vostre domande. E ricordavo gli appuntamenti 1x30 alle ore 17 invece vi aspetta Alice con un'altra sessione di unico, quindi corpo libero, scarpe da ginnastica, tuta, mi raccomando abbandonate il pigiama e bottiglietta d'acqua, e se vi va per bere, e se vi va bottigliette d'acqua per incrementare un po' il circuito, il lavoro che avete fatto lunedì con Giulia. E domani mattina noi ci vediamo alle 8:30. Quindi una splendida giornata a tutti. Baci, abbracci virtuali anche a tutti i Papago Fit. Ciao!